gato nuestro. Sí, lo sé. Estamos ya que... Ok. Va benissimo, va benissimo. Va benissimo.
salire su. Amici di Sportcom, ben ritrovati in questa diretta sulla televisione ufficiale del FC Calcio Acri in questo campionato 2019-2020, in collegamento da San Lucido, dove si giocherà la partita tra l'Acri e la Mantea, tra i padroni di casa della Mantea e dell'Acri in questo secondo turno del campionato di promozione calabrese. Due squadre che si affrontano qui, due formazioni accreditate per occupare i primi posti nel torneo 2019-2020 di questo campionato di promozione. Subito con le formazioni che sono scese in campo proprio in questo istante, mentre si sta decidendo da quale parte le due squadre attaccheranno in questo primo tempo. Amantea che scende in campo con Corno, Longo, Pellegrino, Del Popolo, Poltero, Rocca, De Pascale, Gaudio, Paradiso, Alessandro Amendola e Rivarolo con il numero 11. In panchina gli ordini di mister Tonino Curcio, Soria, Piluso, Trotta, Rubino, Vaccaro, Cuore, Leporini e Muraca. L'Acri invece di mister Franco Germano con Dramè tra i pali, poi un 4-3-3, Straface numero 2, Servidio numero 3, ben in casa il capitano con la casacca numero 4, Gomon, Pedrigno, Politano, Taglie, Joao Mario in attacco con il numero 9 insieme a Docco Yeking e a Bacinca. Questo per quanto riguarda le formazioni che quest'oggi si affronteranno qui sul neutro di San Lucido, poiché il terreno di gioco dello stadio di Amantea si sta rifacendo il look, quindi la formazione blu cerchiata disputa queste partite interne proprio qui sul terreno di gioco di San Lucido. Tra pochissimo il direttore di gara, il signor Cipolla di Cosenza, darà l'inizio alle ostilità in questo che è, come detto, la giornata numero 2 del campionato di promozione. Intanto vediamo che ci sono dei problemi alla rete, il signor Cipolla sta andando ovviamente a controllare quello che dovrà accadere. Bisogna riparare appunto la rete perché c'è un buco proprio nella rete che in questo primo tempo ospiterà Corno, portiere della formazione blu cerchiata. Acri che, come detto, giocherà con un 4-3-3 con Straface e il brasiliano Pedrigno ad agire sulle fasce esterne, centrali invece Gomon e Servitio. Ma seguiamo questo dopo l'avvio della partita iniziata in questo preciso istante, dicevo, della formazione rossonera che è schierata in campo con un 4-3-3, Pedrigno all'esordio quest'oggi con il numero 6 che agirà sulla sinistra, mentre sulla destra la posizione è occupata dal giocatore il numero 2 dell'Acri, Straface. Attacca subito la formazione di casa, la Mantea, che in questo primo tempo attaccherà da sinistra verso destra dei vostri teleschermi, attacco che però va a sfumare, può ripartire l'Acri ma perde subito palla, la riconquista la Mantea sulla fascia destra. Pallone per Pedrigno che poi serve Okoye King verso Politano. Politano viene però anticipato subito dall'ottimo intervento della difesa della retroguardia della formazione locale. Siamo in una postazione abbastanza
precaria, perché qui non è presente la tribuna stampa, quindi ne risentirà anche la qualità delle immagini, ma questo è quello che purtroppo offrono gli impianti sportivi calabresi. Un traversone che finisce a fondo campo, il traversone di Strafage del numero 2 dell'Acri. Può ripartire dunque appunto la formazione di casa, la Mantea, con Corno, cronometro che segna il secondo minuto nel corso di questo primo tempo, risultato ovviamente fermo sullo 0-0. La Mantea che è scesa in campo invece con un classico 4-4-2. Vediamo azione che staziona a centrocampo con Politano che viene contrastato dal numero 8 Gaudio della formazione di casa. Poi la Mantea può andare al traversone, il cross che viene intercettato da Cristian Gomon, riparte l'Acri con Pedrigno proprio sotto la nostra postazione. Pedrigno che va a servire Okoye King, autore del gol contro la Garibaldina, il primo gol dell'Acri proprio contro la Garibaldina. La formazione affrontata e battuta dall'Acri dall'Acri nella partita di esordio. Nel frattempo segnalo anche la presenza di alcuni tifosi dell'Acri qui al Provenzano di San Lucido. Falli un attacco di Okoye. Si riparte dunque con un calcio da fondo campo di Corno, pallone in avanti verso Paradiso, il numero 9 della formazione della Mantea. Perde palla però la squadra di casa, pallone verso la retroguardia, c'è il palo ma ha sbagliato, non si sono capiti Dramé e Gomon. C'è stata una colossale occasione per Amendola vicino al gol. La Mantea, il palo ha salvato la porta dell'Acri. Non si sono capiti Gomon e Dramé, l'avevano combinata veramente grossa. Riparte l'Acri con un rinvio da fondo campo proprio con il classe 2001 Dramé, che va al rinvio verso Joao Lopez, alto il giocatore numero 9 dell'Acri, il portoghese Joao Lopez. Poi pallone che carambola su Politano, finisce in rimessa laterale che sta per essere battuta dalla Mantea. La postazione, come detto, per quello che riguarda questa diretta è abbastanza non in funzione proprio di una diretta televisiva, ma dobbiamo adattarci perché, come dicevo prima, in Calabria abbiamo questo tra i tanti problemi, anche questo delle strutture sportive, soprattutto non sono adeguate alle varie forme di comunicazione come quella di quest'oggi con la diretta dello staff di Sportcom su FC Calcio Acri TV. Dicevo dei tifosi degli ultras dell'Acri che sono arrivati, sono in una decina in quest'oggi, sono posizionati, eccoli qui nel settore occupato appunto dagli ospiti, mentre si riparte con un calcio di punizione che sta per essere battuto dal capitano dei rossoneri Giuseppe Benincasa. In panchina invece gli altri arrivati dell'Acri, Michenzi è squalificato, mentre c'è Valentino Cavatorti e il centrale Manfredi, centrale di cui si parla un gran bene. Va alla conclusione Taillé, ma il tiro non impensierisce Corno, quindi si ripartirà con un rinvio dal fondo, anche se segnaliamo la prima occasione, come detto, quella di Amendola con il palo colpito dal giocatore su un'indecisione tra Gomon e il portiere dell'Acri Dramé. Poi c'è stata questa conclusione di Taillé che è finita fuori per quanto riguarda l'Acri. Occasione ovviamente ghiotta
per la squadra di casa al secondo minuto con Amendola, ma Lacri vediamo che sta soffrendo molto, soprattutto al centrocampo. C'è il recupero di Capitan Benincasa, che è contrastato da due avversari, poi fischia un calcio di punizione a favore della Mantea, il signor Maurizio Cipolla della sezione di Cosenza. Gli assistenti sono Veltri e Borrelli, anche loro della sezione arbitrale di Cosenza, quindi terna tutta cosentina. Non è un calcio di punizione ma un rinvio con le mani, poi il pallone in aria di rigore, esce Dramè, l'urlo che si è sentito fino a qui, conquista la palla, può fare ripartire i suoi, poteva farlo più celermente, lo fa solo in questo momento. Poi Pedrigno che salta due avversari, ne salta anche il terzo, poi il pallone però finisce fuori. In terreno di gioco questo del Provenzano, che è più stretto anche rispetto a quello del Pasquale Castrovillari. Si sta ripartendo dunque con una rimessa laterale battuta dal numero 3 Pellegrino, poi il pallone verso Joao Lopez. Una partita abbastanza disordinata in questi primi 7 minuti qui al Provenzano di San Lucido. Risultato ancora fermo sullo 0-0 tra la Mantea e Lacri. Riparte Lacri in contropiede sulla destra, fuori gioco però, fuori gioco di Joao Lopez. Si sentono i tifosi dell'Acri. Credo possiate sentire anche da qui i cori dei tifosi rossoneri presenti qui a San Lucido. Pallone verso il tiro, c'è un altro palo, questa volta il palo di Paradiso. Lacri che si salva per la seconda volta consecutiva, salvato dal palo la formazione rossonera. In questo caso è stato Paradiso ad andare a trovare il palo, ma riparte la formazione di mister Germano. Poi c'è un fallo, non è fallo secondo il direttore di gara, ma Lacri che è per la seconda volta bucata centralmente, questa volta da Paradiso, che è andato a colpire il palo alla destra di Drame. Fallo, questo è un fallo chiaro proprio sotto gli occhi dell'arbitro, fallo commesso dal numero 8 Gaudio. Le seconde palle, stiamo attenti là. Quindi calcio di punizione a favore dell'Acri quando il cronometro segna il nono nel corso del primo tempo. Presenti anche i tifosi della Mantea. Oggi tante manifestazioni sportive dalle nostre parti, ricordiamo che c'è la partita tra il Cosenza ed il Pescara, e questo ha influenzato anche la presenza sugli spalti del Provenzano di San Lucido, perché sappiamo bene che ci sono molti gruppi organizzati anche di Amantea, di Fede Rosso-Blu, che ovviamente vanno anche a seguire il Cosenza contro il Pescara. Calcio di punizione che sta per essere battuto da Pedrigno. Siamo al decimo minuto nel corso del primo tempo, risultato sempre fermo sullo 0-0 tra Amantea e Lacri, ma Amantea che è andata vicinissimo in due occasioni al gol con due pali colpiti, l'ultimo da Paradiso in precedenza è stato Curci. Il tiro altissimo, il tiro di Pedrigno. È finito alto il tiro di Pedrigno. Appuntiamo questo questa conclusione di Pedrigno al decimo, conclusione che non ha impensierito affatto la retroguardia della Mantea. Acri che non è entrata a pieno
nel gioco, una formazione che viene da un bel 2-0 contro la Garibaldina. Vediamo se riesce in questo momento sulla destra João Lopes, fermato però Simone Longo, dal numero 2 della formazione locale. João Lopes che si era involato sulla destra nella zona d'attacco dell'Ac, poi va strafaggia al rinvio verso Taillé che non controlla, può ripartire la Mantea con il numero 8 Gaudio, pallone in avanti verso De Pascale, anzi non era De Pascale ma Rivarolo. Poi c'è un calcio di punizione, un fallo commesso da Taillé proprio all'interno del cerchio di centrocampo, battuto in questo momento il calcio di punizione verso il numero 7 De Pascale, traversone in mezzo verso Amendola, poi pallone che carambola in area di rigore Agrese, può ripartire Lagri con il numero 7 rossonero Politano, pallone in avanti per João Lopes, il gol di João Lopes, Agri in vantaggio, non perdona João Lopes e va a segnare il gol del vantaggio dei rossoneri al 12° minuto. Il gol della formazione rossonera con João Lopes, presa alla sprovvista proprio la formazione di casa, e c'è il gol dell'Acri con João Lopes al suo secondo centro stagionale. Acri che lo devo dire non meritatamente, ma anche perché la Mantea aveva avuto più occasioni, ma si porta in vantaggio. Poi hanno festeggiato con un balletto Pedrinho e João Lopes, due giocatori che vengono da una cultura diversa, Portogallo e Brasile, dove il calcio è puro divertimento. Qui forse dobbiamo crescere sotto questo aspetto, infatti sono arrivati anche i fischi giusti da un certo senso, ma il calcio è divertimento, quindi bisogna anche rispettare le esultanze dei calciatori per la gioia di un gol. Il pallone verso Politano, giocatore di Longobardi, quindi a pochi chilometri proprio da San Lucido. Riparte Lacri con Okoye King proprio sotto la nostra postazione, pallone per Pedrinho messo a terra, un fallo del numero 8 del Mantea Gaudio. Vediamo che il signor Cipolla concede il calcio di punizione, rimane a terra Pedrinho che resta. Resta a terra, va Nazareno Trozzo a sincerarsi delle condizioni di Pedrinho, si rialza il giocatore brasiliano. Acri che è in 10 uomini in questo momento, fallo di Okoye King. 15° minuto, Acri in vantaggio qui a San Lucido sulla Mantea con un gol al 16° di Lopes, che si è trovato tu per tu con il portiere della Mantea Corno e ha fulminato proprio il portiere Corno nell'unica occasione avuta dall'Acri in questo primo tempo, ne ha avuto invece due la formazione di casa con due pali colpiti. La mantiene avanti, il pallone verso Amendola, poi lo spazza in avanti Taillé, ma è ancora Lacri in possesso di palla, poi una manata del capitano della Mantea sul volto di Pedrinho. Questo è un fallo
è un fallo da evitare, perché si è visto chiaramente la manata del capitano della Mantea, che credo vada anche ammonito dal direttore di gara. Vediamo se Estrel Cazzia ha ammonito il capitano della formazione di casa. Si tratta del numero 7 De Pascale. Si è sentito e si è visto il pugno in faccia a Pedrinho, giocatore molto veloce che per essere fermato a volte va anche fermato in questo modo, ovviamente al limite del regolamento. Di nuovo Pedrinho in possesso di palla, pallone in avanti verso Okoye, spazza però la difesa della formazione di casa con Poltero, che mette il pallone in fallo laterale. Riparte dunque la formazione dell'Acri con Pedrinho in mezzo, il lungo traversone di Pedrinho con le mani, poi c'è un fallo di Benincasa che va a chiedere proprio spiegazioni all'arbitro. L'arbitro Benincasa che ha detto, ha chiesto proprio all'arbitro, l'arbitro ha appunto detto anche alla panchina che io non si dice, quindi nel regolamento io non si dice più, a buono a sapersi. Ringraziamo anche il signor Cipolla per questo, e ringraziamo anche Pino Savaglia che sta curando la parte tecnica, Pino e Rosario Savaglia che stanno curando la parte tecnica di questa diretta sulla TV ufficiale del FC Calcio Acri. C'è un calcio di punizione a favore della Mantea che sta per essere battuto da Rivarolo. Nel frattempo rimane a terra Servidio che resta a terra, e il direttore, il tecnico dell'Acri va a chiedere a Vincenzo Manfredi, nuovo arrivato, di riscaldarsi. Servidio che era acciaccato anche dopo l'allenamento del venerdì. Vediamo seguiamo intanto questo calcio di punizione, il pallone in mezzo, che succede? Calcio d'angolo. Calcio d'angolo, ci siamo persi questa azione. Dicevo anche in precedenza, la nostra postazione è abbastanza difficoltosa nella gestione. Mister Germano che va a richiamare Pedrinho che ancora fa difficoltà ovviamente con la lingua italiana, mentre Nazareno Trozzo fa cenno, non ce la fa a continuare. Servidio, poi pallone che carambola fuori, c'è il cambio dunque, non ce la fa Brian Servidio. Lo vediamo claudicante proprio a bordo campo, entra con il numero 17, fa il suo esordio con la maglia rossonera, Vincenzo Manfredi. Quindi Manfredi che va a prendere il posto di Servidio. Fortunato il giovane classe 2001 dell'Acri. Benincasa, il pallone in profondità verso Pedrinho, 20° nel corso del primo tempo, Acri in vantaggio dal 16° grazie al gol di João Lopes. Acri che ha dovuto però effettuare anche un cambio con l'infortunato Servidio. Poi vediamo, c'è un fallo di João Lopes in attacco. Il signor Cipolla concede un calcio di punizione alla Mantea.
Guarda la palla! Uomo! Di primo! Bravo! Azione che staziona nella zona d'attacco della Manteacri, che può però ripartire in contropiede con Coglie King. Poi il pallone stava quasi per arrivare nella nostra postazione, rimessa con le mani che l'arbitro concede a favore della Mantea. Pallone in aria di rigore verso Okoye e Joao Lopez, che non si capiscono. Poi la sfera arriva tra le mani di Corno, che con un lungo rinvio va addirittura a servire Paradiso. Esce però Christian, riesce a far ripartire Lacri. Bene in casa, pallone verso Okoye King. Okoye King per Pedrinho. Pedrinho che va a cercare la triangolazione con Okoye, non riesce. Pallone che carambola proprio sul brasiliano, finisce in fallo laterale a favore dei blu cerchiati. La Mantea non aveva capito che il fallo laterale era proprio a favore dei padroni di casa. C'è stato addirittura Okoye che è andato a raccogliere il pallone e darlo al numero 2 Samuele Longo. Riparte Lacri con Politano che serve Okoye King. Okoye King in mezzo verso Joao Lopez, che controlla, si può girare, lo fa in questo momento, serve dietro Taye che perde però il pallone, poi commette anche fallo. È stato ingenuo il numero 8 dell'Agri, che perde questo pallone. Rivarolo lo riconquista, poi Taye commette proprio un fallo anche sullo stesso numero 11 della Mantea. Un'azione questa molto confusionaria. Riparte nuovamente Lacri con Joao Lopez, che sta duellando con Benny Rocca. Poi c'è un fallo laterale a favore proprio della formazione ospite, a favore dell'Acri. Pedrinho, l'incaricato a battere questa rimessa laterale. Non vedete qui nelle immagini appunto la rimessa laterale di Pedrinho, coperta dalla struttura che ospita la nostra postazione. Pallone di Pedrinho lungo, direttamente in area di rigore. Esce Corno, esce pure Taye, gamba tesa del numero 8 dell'Acri, che commette fallo. Cronometro che segna il 24esimo nel corso del primo tempo. Risultato di 1-0 a favore dell'Acri. Era partito benissimo la Mantea con due pali colpiti. Il primo palo su una disattenzione della retroguardia crese, con Gomon e Dramé che non si erano capiti. Poi successivamente un buco centrale della retroguardia dell'Acri e un ulteriore palo colpito da Paradiso. Esce proprio in questo momento, era sotto la nostra postazione, Servidio, infortunato il calciatore dell'Acri, che ha dovuto lasciare il posto in campo a Manfredi. Così dell'Acri che si fanno sentire. Difficile affrontare un campionato di promozione per una piazza abituata bene nei campionati che contano, parlo ovviamente della piazza Acrese. Dopo la retrocessione dell'anno scorso, Acri che è costretta a disputare questo campionato. Il tiro in porta e la smanacciata di Drame, che manda il pallone in calcio d'angolo. Attento in questa occasione il portiere dei rossoneri. Angolo a favore del Mantea, il primo calcio d'angolo nel corso di questa partita in questi primi 26 minuti. Pallone in mezzo di testa, svetta addirittura Joao Lopez, poi riparte Lacri, ma c'è un fallo con la mano, il controllo con la mano del pallone di Pedrinho.
il signor Cipolla ha segnalato questa infrazione. Sul pallone va il numero 4 del Popolo, giocatore con un passato nella Paolana, che quest'anno invece va a dare man forte al centrocampo dell'Amantea. Uno schema sulla destra per il numero 11, il traversone, arriva Pedrigno che mette il pallone in fallo laterale. Vediamo che va a battere l'Amantea questo fallo laterale, la batterà lunga il giocatore dell'Amantea in area di rigore, una sorta di corner. Vediamo che il pallone arriva proprio in area e la rovesciata di Amendola, comodo però l'intervento di Drame, che fa rimbalzare ora il pallone nella propria area. 27esimo minuto, con tutta la calma del caso, Drame che cerca di far respirare i suoi, anche se mister Germano non ci sta, invita proprio Drame ad accelerare la ripresa del gioco. Riparte Lacri con Strafaggio sulla destra, pallone poi indietro verso Manfredi, in avanti verso la terra di nessuno, non c'era Bajinga è un po' fuori dal gioco in questo primo tempo. Sempre invece un pericolo il numero 9, Joao Lopez, perde la palla Lacri, Pedrigno perde anche il suo avversario e fa sgolare Germano, che sicuramente state sentendo, anche perché è proprio sotto la nostra postazione. Acri che quando attaccata in alcuni frangenti va veramente a sbandare, bisogna affinare i meccanismi difensivi della squadra allenata da Germano, ma ancora lunghissima questa stagione, che per il momento sembra positiva dal punto di vista dei risultati. L'Acri che ha esordito con una vittoria all'esordio contro la Garibaldina, sta vincendo quest'oggi qui a San Lucido. Ancora c'è però tutta la partita da giocare, perché siamo al 28esimo nel corso del primo tempo, risultato di 1-0. Al 16esimo il gol di Joao Lopez, Pedrigno se ne va sulla sinistra, viene messo a terra dal numero 2 Longo, Samuele Longo, ma non è fallo, ma fallo, rimessa laterale, pallone in mezzo di Politano, svetta di testa Okoye, commette però fallo. Benincasa che va a dare direttive, Benincasa che va a dare anche direttive ai propri compagni di squadra, al giocatore di esperienza come Giuseppe Benincasa, trascorsi storici del numero 8 rossonero. Ricordiamo che in panchina c'è anche Valentino Cavatorti, vecchia conoscenza Crese, giocatore ritornato dopo 3 stagioni a vestire la maglia rossonera. Per lui un solo allenamento venerdì, quindi non è sceso in campo, potrebbe però tornare utile nel corso di questa partita, che per il momento Lacri sta vincendo. Quando sta scoccando tra 10 secondi la mezz'ora qui a San Lucido, risultato di 1-0 a favore dei rossoneri, con il gol di Joao Lopez, pallone però che è in possesso dell'Amantea. Sulla sinistra vediamo se può arrivare il traversone in mezzo, c'è Paradiso in piena area di rigore, il tiro però che fa la barba al palo alla sinistra di Drame, ulteriore occasione per l'Amantea, pericolosissima l'Amantea che comunque sta giocando bene, punita in una sola nell'unica disattenzione della retroguardia dell'Amantea da Joao Lopez. Joao Lopez inquadrato in questo momento, Joao Lopez che sta dialogando in portoghese con i compagni di squadra, con Emmanuel Okoye, poi pallone verso Bajinga
il giocatore senegalese riconquista proprio il pallone in questo istante, poi vediamo che va a servire Taye, il traversone in mezzo, esce Rocca, poi Paradiso contrastato in modo regolare da Benincasa, Benincasa sul cerchio di centrocampo verso Bacinga, Taye straface, vediamo se fa sua la sfera il giovane classe 2002, pallone in mezzo verso Okoye King, il numero 10, in sovrapposizione anche Pedrinho, poi Okoye va anche alla conclusione, pallone per Taye, conclusione che però si spegne sul fondo, quella di Taye, quando il cronometro segna il 31esimo nel corso del primo tempo qui a San Lucido, risultato di 1-0 a favore dell'Agri con il gol di Joao Lopez, pallone rimesso in gioco da Corno, lo riconquista però l'Agri, ma la formazione di casa passò alla sfera verso Amendola, si gira Amendola, viene contrastato però da Benincasa, poi subisce anche fallo proprio Benincasa, l'Agri ripartirà, soffrirà di un calcio di punizione fischiato dal signor Cipolla di Cosenza. 32esimo. Ovviamente salutiamo tutti i nostri telespettatori, sono tanti che stanno seguendo questa diretta, dirette che cercheremo di effettuare in ogni partita di questo campionato, anche se, come detto, lo ribadisco nuovamente, un invito anche a chi alle varie amministrazioni comunali, c'è da potenziare le strutture sportive per permettere anche agli organi di informazione di espletare al meglio il loro servizio. Comunque calcio d'angolo dell'Agri battuto da Politano in mezzo, il traversone, non arriva nessun rossonero di testa, riparte in contropiede la Mantea, ma subito fermata l'azione dei padroni di casa da Bacinga. Vediamo se il direttore di gara va a dire qualcosa a Bacinga. Pedro! Attaccati! Se mi fa un mister, mister Germano che ce l'ha con Pedrinho. Pedrinho che, come tutti i giocatori brasiliani, non ama molto difendere. Ecco che appunto l'Italia potrebbe servire a questo calciatore, da un talento sicuramente puro, potrebbe servire per migliorare la sua posizione tattica. Ecco che Pedrinho, inquadrato proprio in questo momento, va a chiedere lumi a Germano, nel rinvio lunghissimo di Drame, il pallone che poi è preda di Bacinga, non arriva Joao Lopez, pallone sul cerchio di centrocampo di testa il numero 5 Gomon, poi Benincasa, pallone per Paradiso, palla ancora tra i piedi di Gomon, lungo verso Okoye King, Rocca poi di testa, svetta Pedrinho che va a commettere fallo su Paradiso, poi aiutato anche dall'arbitro a rialzarsi. Hai ragione, ma se non si fa vedere nessuno vicino, chi la dà? E lo so, ma facciamoci vedere, il mister Germano che dice facciamoci vedere, stia dialogando molto con Benincasa. Benincasa che è un giocatore, come detto, di esperienza, il classe 80, arrivato ad Acri da 10 giorni, che si è subito inserito nella formazione rossonera, ha preso subito le redini della squadra in campo, sicuramente un giocatore con questa esperienza è utile anche per i più giovani e anche per i tanti stranieri dell'Acri, oggi su una rosa di 20 giocatori 10 sono stranieri, quindi una squadra internazionale quella rossonera. Acri che può ripartire in contropiede, ci sono 4 contro 4, Okoye poi perde il tempo, Okoye verso Politano, Politano può fare suo il pallone, poi di testa Longo, Samuele Longo verso il portiere Corno,
pallone di testa di Benincasa, poi verso il numero 8 Gaudio. Taglie conquista il pallone verso Bacinca messo a terra, ma non c'è fallo, straface, scambio con Taglie che sta perdendo un po' troppi palloni, lo perde anche in questo caso, fa sua la palla del Popolo, poi per Amendola, il fantasista Alessandro Amendola, ma si libera benissimo Vittorio Politano, poi serve sulla sinistra Pedrigno, verso Pedrigno lo scambio con Okoye in profondità verso lo spauracchio Joao Lopez, autore del gol con il quale Lacri è in vantaggio. Okoye per Pedrigno, messo nuovamente a terra Pedrigno da Samuele Longo. Pedrigno molto veloce, viene contrastato però in ogni azione dalla retroguardia avversaria. Intanto il cronometro segna il 36esimo. Il dialogo qui tra Germano e Benincasa, capitano dell'Acri. Pedrigno sul pallone in mezzo nel cuore dell'area di rigore, sale anche Cristian Gomon, le torri dell'Acri, anzi Acri che ad esclusione proprio di Benincasa e di Taglie supera il 1,80 m quasi in tutti i suoi elementi. Pallone, traversone troppo sulla linea di fondo di Pedrigno, non produce nessun pericolo nei confronti della porta della Mantea. Mantea che poi va a ripartire, il pallone per Paradiso, lo riconquista però Lacri con Pedrigno, non stabile Paradiso che cade. Pallone poi verso Corno. Il rinvio dal fondo, vediamo il poi il numero 17 Manfredi. Drame che mette palla a terra, poi la prende con le mani e va a servire Gomon può andare anche al lancio lungo, lo fa in questo momento verso Okoye che serve Taglie per Benincasa, nuovamente Taglie, Bacinca, Lacri che ha giocato poco sulla parte destra, sbaglia però molto sulla parte destra con Bacinca e Straface che sono un po' fuori dal gioco, poi Benincasa, fallo proprio di Benincasa. È un intervento dubbio questo, una decisione dubbia del direttore di gara, ma sta di fatto che il signor Cipolla ha concesso un calcio di punizione a favore dei padroni di casa che sta per essere battuto in questo momento da Del Popolo, che serve Rocca, traversone in mezzo, poi il pallone che staziona al limite dell'area di rigore, Amendola, il tiro di Amendola viene murato da Manfredi, poi Manfredi va a mettere il pallone in calcio d'angolo. Corner della Mantea, battuto in questo momento, pallone in mezzo, fa attraverso tutta l'area di rigore questo traversone, il secondo calcio d'angolo battuto dalla Mantea, battuto corto, poi il traversone in mezzo, non ci arriva nessuno. Amanteo debole per quanto riguarda la parte offensiva, ma molto attento in difesa. Il solo Amendola sta creando occasioni degne di nota, anche se all'assesto Paradiso aveva colpito un palo, ma su una defiance della retroguardia acrese. Poi il pallone che viene conquistato da Politano, bellissimo il primo tempo di Politano, qualche disattenzione invece, qualche errore di troppo invece da parte di Pedrigno che non è ancora entrato soprattutto nei meccanismi difensivi della squadra rossonera, giocatore il cui transfer è arrivato proprio in settimana, quindi schierato oggi per la prima volta in campionato dal tecnico rossonero. Si sentono i tifosi dell'Acri.
mentre Lacri al 41esimo può approfittare di un calcio di punizione che sta per essere battuto da Benincasa. Ci sono tre giocatori, anzi quattro, in area di rigore: Okoye, João Lopes, Gomon ed è salito, no, Manfredi è dietro, e Bacinca, sale anche Pedrinho sulla sinistra, Pedrinho che è lasciato solo dal Pedrinho, sì, poi lo vede Samuele Longo, proprio alle spalle Pedrinho, esce il corno messo a terra da Gomon. Gomon che va a protestare nei confronti di Cipolla, una partita abbastanza maschia in questi primi 42 minuti, 41 e 30 in questo istante. Pallone verso Strafaccia, lo riconquista Benincasa, in avanti verso João Lopes, un pestone di Rocca a João Lopes, poi pallone per Taillé, lo riconquista benissimo Taillé, poi conquista anche un fallo laterale il giocatore senegalese. Strafaccia va a prendere questa, ad incaricarsi di battere questa rimessa con le mani, lungo il rinvio con le mani di Strafaccia, nuovamente il giocatore classe 2002 per Politano, Politano salta un avversario, poi non salta Rocca che esce di esperienza, testa alta per il numero 6 dell'Amantè, poi un brutto fallo di Bacinca, vediamo se va ad ammonire il numero 11 dell'Acri, il signor Cipolla, forse ci stava anche l'ammonizione, non è così. 43esimo, sempre 1-0 dell'Acri. Corno che si incarica di battere questa punizione, la batte in profondità, però arriva Strafaccia di testa, poi il pallone che finisce in fallo laterale battuto in questo momento da anzi la Mantea batte, ma finisce direttamente a fondo campo il calcio, anzi la rimessa con le mani battuta dalla formazione di casa. Cronometro che segna il 43esimo e 30 secondi, quindi un minuto e mezzo, credo con un minuto di extra time nel corso di questo primo tempo, che l'Acri si è presa a chiudere con il vantaggio di 1-0. Ma attenzione alla Mantea con il numero 11 Rivarolo, poi non arriva Samuele Longo, troppo lungo il pallone di Rivarolo, può ripartire però l'Acri, vediamo Del Popolo che va a conquistare questo pallone, ma la sfera riconquistata nuovamente dalla formazione rossonera, poi Lacri con Benincasa per Politano, Politano tra i migliori in campo in questi primi 45 minuti, serve Okoye sulla sinistra, il numero 10 dell'Acri, poi cerca la sovrapposizione di Politano, non cade nel trabocchetto Samuele Longo che però poi perde il pallone, la riconquista Okoye sulla sinistra, può andare verso il centro Okoye, verso nuovamente Taillé, poi nuovamente Okoye, molta confusione in questa fase della partita, Politano nuovamente un fallo di Pedrinho, resta a terra il numero 4 del Popolo, credo non si sia fatto nulla, sta perdendo anche un po' di tempo, anche se il cronometro segna quasi il 45esimo, mancano solo 15 secondi al termine di questo primo tempo che l'Acri si sta apprestando a chiudere sul risultato di 1-0 grazie al gol messo a segno da João Lopes al 16esimo minuto di gioco. Gomon svetta di testa, Gomon, grandissimo l'intervento difensivo di Gomon, Taillé verso Politano, Politano poi non riesce a saltare il numero 8 Gaudio, fischia dell'arbitro ma non è per mandare le squadre in, negli spogliatoi, bensì per un, segnalare un calcio di punizione a favore della Mantea. Primo tempo finito da 35 secondi, come detto però
credo che si vada fino al 46esimo. Mantea che può produrre l'ultima azione d'attacco con il traversone di Simone Longo, non c'è nessuno però in area di rigore dei locali, poi il pallone che era per un attimo preda di Bajinga lo perde però il giocatore dell'Agri, traversone in mezzo, calcio d'angolo, quindi credo si chiuda poi con questo calcio d'angolo il terzo dei locali. In mezzo poi c'è il gol proprio sul finale di tempo del numero 2 Longo. Agri punita su questa azione, il gol di Longo, pareggio della Mantea proprio nel minuto di recupero. Uno a uno il primo tempo si sta per chiudere con l'Agri che subisce proprio negli ultimi. E fuori lo specchio! Drame! E fuori dallo specchio la parte! E vedelo fuori! Che cazzo blocchi! Si chiude con l'Acri sul risultato. Amante Acri si chiude sul risultato di 1-1 questo primo tempo. Risultato tutto sommato giusto perché ha creato molto anche la Mantea, due pali per la formazione di casa nel minuto di recupero, poi il gol della Mantea a pareggiare i conti dopo che l'Acri era passato in vantaggio con Joao Lopez. Ci fermiamo per 10 minuti, poi ritorneremo nuovamente in diretta qui dallo stadio provenzano di San Lucido. Vi ricordo il risultato: Amantea e Acri hanno chiuso il primo tempo sul risultato di 1-1.
E si ritorna nuovamente in diretta qui da San Lucido, dal Provenzano di San Lucido. Intanto squadre che sono entrate in questo momento per disputare il secondo tempo. C'è un cambio tra le fila dell'Acri, è uscito Politano, è entrato Valentino Cavatorti con il numero 20, il giocatore numero 7 Politano, che lascia il terreno di gioco nonostante abbia disputato comunque un buon primo tempo. Risultato che vede le due formazioni a ripartire dall'1-1. Il signor Cipolla sta controllando in questo momento il cronometro e fischia l'avvio delle ostilità in questo momento. Acri che, come detto, ha sostituito il numero 7 Politano, al suo posto è entrato Valentino Cavatorti, che ritorna in campo con l'Acri dopo tre stagioni, dopo che nella prima giornata aveva disputato l'esordio in promozione con il San Marco. Si riparte subito con la Mantea in avanti, rimessa con le mani, battuta in questo momento, pallone verso il numero 4 del Popolo, poi Straface che conquista anche un fallo laterale. Aspetta, ciao va.
Benincasa che va a dire qualcosa a Okoye. Ulteriore rimessa con le mani a favore dell'Agri, sempre con straface. Allora, Emanuele davanti. L'arbitro che va a far rettificare la posizione a straface. Benincasa verso Cavatorti. Cavatorti che tocca il suo primo pallone con l'Acri nel suo ritorno appunto ad Acri, il giocatore che c'è da venerdì. Il tiro di Taglie senza velleità. Ma non calciare, ma giochiamo sta palla. Il mister dell'Acri va, credo lo stiate anche sentendo, va a richiamare Taglie, gli dice non calciare, gioca questa palla con i tuoi compagni. In effetti non è stata delle migliori la decisione del numero 8 dell'Acri, che è andato alla conclusione. Poteva invece servire altri suoi compagni, in questo caso poteva servire anche il numero 9 Joao Lopez, autore del gol con il quale l'Acri era passata in vantaggio al 16esimo del primo tempo, poi il pareggio al 46esimo della formazione di casa. Il traversone in mezzo spazza la retroguardia avversaria, poi protegge il pallone Lopez, un fallo però proprio sul numero 9 Lopez. Non ci sta la mantea, soprattutto i sostenitori locali vanno a farsi sentire, fanno sentire nei confronti dell'arbitro Maurizio Cipolla della sezione di Cosenza, che comunque ha arbitrato bene nel corso del primo tempo. Pallone in avanti verso Joao Lopez, che controlla, poi serve Benincasa, contrastato in modo irregolare da un giocatore della Mantea che commette fallo. Acri che riparte da un calcio di punizione, è uno schema, pallone per Pedrigno, il traversone, il raso terra di Pedrigno, poi sbaglia però l'intervento Gomon, troppe disattenzioni dell'Acri, della retroguardia acrese. Il giocatore, il numero 5, ha commesso un gravissimo errore in questo caso. Il tiro di De Pascale, poi la parata di Drame, il calcio d'angolo a favore della formazione di casa, il quinto corner per i locali, uno ne ha battuto invece l'Acri, ma troppe disattenzioni in difesa, con l'Acri che centralmente non schiera più Servitti, uscito per un leggero infortunio, al suo posto è entrato nel corso del primo tempo il neo arrivato Manfredi. Bajinka che se ne va, prova ad andarsene anzi sulla sinistra, poi viene contrastato, la formazione dell'Acri può ripartire con un calcio, con una rimessa con le mani, pallone per Manfredi che va a servire straface. Valentino Cavatorti in profondità, non c'è nessuno però, con le mani corno. Benincasa che dice ai suoi di giocare il pallone, non bisogna buttarla. Corno, il lancio lungo, Gomon di testa, Gomon che è bravissimo di testa ma a volte è leggero nel controllo, già due errori nel corso di questa partita, e per due volte la Mantea è andata vicinissima al gol, in un caso anche il palo colpito nel primo tempo da Amendola, ne ha colpiti due di legni la formazione di casa, il primo con Amendola, il secondo con Paradiso. Squadre scese in campo nel secondo tempo da 5 minuti e mezzo, risultato di 1-1, il pareggio proprio nei minuti
all'ultimo istante del primo tempo della Mantea. Riparte nuovamente Lacri, ha cambiato le posizioni Germano, ha messo João Lopes sulla sinistra che va al tiro proprio in questo istante. La sassata del portoghese non impensierisce però il corno. João Lopes che è comunque sempre pericoloso, spostato in mezzo invece Bacinca, il numero 11 è Bacinca, di testa straface. Straface e De Pasquale che non se le mandano a dire, poi sempre De Pasquale su Straface, duello in quella zona del campo, poi c'è un fallo del numero 9 Paradiso. Spolle che va a dire al mister: ci parlo io con i giocatori. Germano che aveva detto qualcosa nell'occasione del contrasto tra Straface, appunto il numero 7 De Pasquale. Calcio d'angolo per Lacri, cronometro che segna il settimo nel corso di questo secondo tempo, risultato di 1-1. C'è Pedrinho che va a battere questo calcio d'angolo. Calcio d'angolo, poi prova in rovesciata addirittura, sì, era Cavatorti, poi Gomon sbaglia anche in questo caso. Benincasa, pallone per Benincasa, rimessa laterale per la Mantea. Pedro! Ottavo minuto di gioco nel corso del secondo tempo, ammonito anche Straface. Ammonito Straface per questo intervento falloso su De Pasquale. Cronometro che segna l'ottavo nel corso della seconda frazione di gioco, anzi il nono in questo preciso istante. Calcio di punizione per la Mantea. C'è Del Popolo sul pallone insieme ad Amendola, si allontana poi. Si allontana Del Popolo, rimane a terra Pedrinho alla destra dei vostri teleschermi. Pedrinho che viene contrastato anche con interventi al limite durante questa partita. Il numero 6 dell'Acri che fa della velocità della tecnica il suo punto di forza, deve migliorare invece per quanto riguarda la tattica, ma sappiamo bene che è un giocatore brasiliano, quindi deve adattarsi ancora ai meccanismi del calcio italiano, in questo caso del calcio prettamente calabrese, dove a volte più che il tatticismo e la tecnica vale anche la forza rude, passatemi questo termine. Cronometro che segna il decimo nel corso del primo tempo, 1-1 tra Amantea e Acri. Gomon verso Bacinca che prova a lottare, ma alla meglio Poltero.
Lagri che ha sostituito fino a questo momento due giocatori, è uscito per infortunio nel primo tempo, servì Dio, è entrato Manfredi nel secondo tempo, proprio all'inizio del secondo tempo è uscito Politano al suo posto, il numero 20 Valentino Cavatorti, Cavatorti che ancora non ha impensierito la formazione di casa, che sta per battere con Del Popolo un calcio di punizione nei pressi del pallone anche Rivarolo, ma proprio Rivarolo che va al tiro murato da ben in casa, poi il pallone indietro, addirittura seguiamo questo un tiro che addirittura è andato a servire corno, sicuramente una partita che a volte ha visto delle azioni che con il calcio c'entrano poco. Siamo all'inizio della stagione, quindi è concesso anche qualche disattenzione ai giocatori. Il tiro già battato, poi il tiro di Cavatorti, era andato inizialmente a tirare Pedrigno, già battato però la conclusione del numero 6 dell'Acri, poi il tiro di Cavatorti che si è spento a fondo campo. Intanto la Mantea sostituisce il numero 9 Paradiso, ed entra il numero 20 che onestamente non abbiamo in distinta, comunque segnaliamo questo cambio, è uscito Paradiso, è entrato in campo il giocatore numero con la casacca numero 20, Taglie, poi Taglie va addirittura Taglie che sbaglia qui, ha rischiato tantissimo, si è andato anche quasi a mettere tra la linea del pallone e un suo compagno di squadra, poi è arrivato il fallo, una posizione pericolosissima questa, una posizione che vede tra gli specialisti proprio Amendola. Proprio Amendola che si è preso a tirare questo calcio di punizione al 14esimo nel corso del primo tempo, del secondo tempo, sul risultato di 1-1, il tiro che però si spegne sul fondo. 14esimo minuto di gioco, 1-1, il calcio di punizione di Amendola che si è spento sul fondo del campo, si riscalda anche Oca per l'Acro, un altro attaccante potrebbe andare a prendere il posto di Bajinga che si è visto poco durante questo primo tempo, magari mi smentisce proprio ora. Bajinga serve poi João Lopes, se l'allunga troppo João Lopes, pallone a fondo campo per Corno che può dunque far ripartire il gioco. 15esimo in questo istante, 1-1, mister Curcio che va a dire qualcosa a Del Popolo, lo stesso Corno richiama proprio il numero 4 Del Popolo, De Pasquale che conquista il pallone, anzi De Pasquale lo riceve in questo momento, era Rivarolo che aveva intercettato la sfera, De Pasquale strafagge un duello che in questo secondo tempo si sta facendo abbastanza animato, i due si vanno sempre a scambiare complimenti, ovviamente complimenti tra virgolette. Il tiro di Amendola che aveva lasciato immobile Drame. Amendola
che sta prendendo campo soprattutto in questo secondo tempo. Pericolosissimo il numero 10 della Mantea, che spesso ha segnato contro l'Acri, ricordo due reti quando proprio Amendola indossava la maglia della Paolana, poi Gomon stava combinando un'altra servendo Rivarolo, ma lotta Joao Lopez, conquista anche un calcio di punizione. Joao Lopez che sta facendo bene anche in questo secondo tempo, nel primo ha fatto poco ma ha segnato, quindi pallone verso Pedrinho di testa, indietro verso Joao Lopez. Joao Lopez di fisico va a conquistare questa palla, poi serve Taglie per Okoye, non riesce a controllare Okoye, lo fa poi in un secondo momento, indietro per Straface, sbaglia Straface, sbaglia anche Taglie, ma sbaglia anche la Mantea. Questa è una di quelle fasi di gioco poco ordinate, poi esce su Pedrinho Corno. Riparte la formazione di casa con Rivarolo, poi di testa va Manfredi, di testa va anche il numero 4 del Popolo, poi fallo di Benincasa su Rivarolo sulla palla, poi ha preso anche le gambe di Rivarolo, quindi calcio di punizione per la formazione di casa, 17° del secondo tempo, 1-1 qui a San Lucido. Batta il cucao, palla esterno a Rivarolo. Batta arrivo. Si sentono i tifosi dell'Acri. Rivarolo che trova il muro di Taglie. Amantea che sta spingendo alla ricerca del vantaggio. Risultato di parità 1-1. I gol nel primo tempo, al 16° Joao Lopez, al 46° Samuele Longo. Poi il pallone che staziona pericolosamente in area di rigore, poi indietro verso il numero 5, non riesce a servire, stiamo parlando di Poltero, non riesce a servire De Pascale, ma la Mantea pericolosissimo costantemente nella metà campo dell'Acri in questo secondo tempo. L'Acri che è scesa scarica soprattutto dal punto di vista mentale, forse non ha assorbito ancora il gol subito proprio nei minuti finali del primo tempo, anzi proprio quando il cronometro segnava il 46°. Poi Pedrinho verso Joao Lopez, Joao Lopez prova lo scambio con Pedrinho, non riesce lo scambio, il numero 2 Longo, autore del gol del pari, mette in fallo laterale Cavatorti, che è indietro verso Manfredi, ex Olympic Rossanese. Manfredi avanza, può andare anche al tiro il numero 17, para però comodamente corno. Amantea che ritrova la parità numerica, in questo caso era rimasto fuori dal campo del Popolo. Nuovamente la Mantea in avanti, pallone in mezzo, poi mister Germano va a richiamare anche Rose, Giovanni Rose, non è Oca ad entrare in campo ma potrebbe essere Rose, gli ha fatto proprio cenno di aumentare la fase di riscaldamento, il rinvio di Drame. Sì, è proprio Rose che sta per entrare in campo, vediamo chi farà il posto, il tiro e si divora una colossale occasione la Paolana con Rivarolo, si è divorato il gol Rivarolo a tu per tu con Drame, ha spedito altissimo.
ma nel secondo tempo Lacri non è scesa, non è scesa in campo, costantemente attaccata dalla formazione di casa, poi il traversone in mezzo, ulteriore calcio d'angolo della Mantea, il sesto. Lacri che sta soffrendo troppo. Mauro, calcio d'angolo. Mauro, Mauro, calcio d'angolo, vediamo quello che succede, l'arbitro. L'assistente che sì, concede il cambio, esce Taye. Esce Taye ed entra Rose. Entra con il numero 14 Rose al posto di Taye, al 21esimo, 1-1 il risultato tra Mantea e Acri. Traversone di testa ben in casa, mette fuori il pallone il numero 4, il capitano dei rossoneri, ben in casa. Mantea però costantemente in attacco, di testa il numero 6 Rocca, poi nuovamente la Mantea, il tiro Drame però fa sua la sfera, c'è a terra non è Gomone, era Emanuel Ogoye, poi Lacri che aveva messo il pallone fuori. Germano che fa indietreggiare Okoye. Okoye a centrocampo, in avanti invece si vanno a posizionare Bacinca e Joao Lopez, quindi un 4-4-2 per i rossoneri. 23esimo, 1-1 qui a San Lucido, la partita tra Amantea ed Acri. L'Acri che era passato in vantaggio, poi meritato il pareggio dell'Amantea anche per quello che poi si è visto nel corso di questi 23 minuti del secondo tempo. Corner però per l'Acri, il secondo. Intanto qui abbiamo avuto qualche leggero problema tecnico, subito risolto, condizioni precarie anche per quello che ci riguarda, come detto siamo praticamente sul tetto degli spogliatoi, sembra tutto tornato alla normalità. Calcio d'angolo che non ha prodotto nulla per Lacri. 24esimo, 1-1, pallone per Benincasa verso il numero 11 Bacinca, commette fallo Bacinca su Poltero. Un 1-1 che comunque al momento un buon risultato anche per Lacri, perché contro una squadra accreditata ad occupare le primissime posizioni in questo campionato di promozione, per quello che si è visto in questa partita, risultato sicuramente giusto al momento, quello del pari. Poi Bacinca che, anzi Okoye che perde il pallone, Del Popolo va a servire indietro un compagno di squadra, e ulteriormente un altro scontro appunto tra De Pascale
è strafacile, che se le stanno dando di santa ragione. L'arbitro che va a sincerarsi sulle condizioni di Straface. Vale, 8 qua. Pascale e Straface, un duello che sta animando questo secondo tempo. Il numero 2 dell'Acri, il numero 7 dell'Amantea, il numero 2 classe 2002. Un buon giocatore questo, quest'anno a dar sostegno alla causa dell'Acri. Poi ben in casa per Gomon. Rose può partire in contropiede, vediamo che sono 5 giocatori dell'Acri. Sale anche Straface, troppo lento la ripartenza di Rose, poi rallenta ulteriormente il gioco Pedrigno. Accelera invece Corno, che va al rinvio. Pallone per Rose, che è andato a fare l'esterno basso a sinistra. Pedrigno invece è scalato a centrocampo con Okoye e Cavatorti, anzi Okoye a destra, Cavatorti e Benincasa centrali. Okoye proprio riconquista il pallone in questo momento, può servire anche, lo fa Joao Lopez che può puntare l'avversario, conquista un calcio di punizione con Pellegrino. Altissimo Joao Lopez anche nei confronti del direttore di gara, il signor Cipolla. Si nota tantissimo l'altezza, la differenza d'altezza tra i due. Un giocatore alto 1,97 m. Joao Lopez. Siamo quasi alla mezz'ora. Cavatorti può mettere il pallone in mezzo, cercare una delle torri rossonere. Sono 4, anzi 5 in area di rigore, più defilato sulla sinistra Pedrigno, il traversone spazza di testa la difesa della formazione locale dell'Amantea, poi Rose mette, non rischia nulla, mette il pallone in fallo laterale. Sta per entrare addirittura un altro cambio, il quarto per l'Acri, ne ha fatto invece uno solo l'Amantea. Sta per entrare Scaglione, vediamo, non riesce De Pascale a tenere il pallone in campo. Pedro! Esce Pedrigno. Pedrigno, una prestazione in chiaroscuro quella di Pedrigno. Entra con il numero 18 Scaglione, quindi quarto cambio dell'Acri. Entra Scaglione, il giocatore acrese, numero 18 che vedete inquadrato in questo momento. Cambia nuovamente. La disposizione tattica dell'Acri, tra un po' la ricostruiremo, perché Scaglione è andato ora a destra, mentre vediamo che Okoye sta andando a sinistra. Il tiro dalla distanza, non si fa sorprendere Drame. Mezz'ora in questo istante, 1-1 tra Acri ed Amantea, tra Amantea ed Acri. Si gioca a San Lucido, non è disponibile ancora il terreno di gioco dello stadio dell'Amantea, quindi la formazione allenata da Curcio gioca le gare interne in questa fase della stagione qui sul terreno di gioco di San Lucido, sul Provenzano di San Lucido, un terreno in erba che ricorda molto quello di Acri, anzi forse è in condizioni migliori, anche se è come dimensioni credo sia più piccolo rispetto
al Pasquale Castrovillari. C'è un'ammonizione per la Mantea. È ammonito il numero 8, Gaudio. Vai, veloce, dai, vieni, vieni. Altro cambio per l'Acri. Sta uscendo Bajinka. Sta per entrare Oka. Ecco i due che si alternano, si danno il 5 mentre Manfredi va a bere. Ha esaurito i cambi l'Acri, è entrato Oka in questo momento. Oka che va a fare l'attaccante insieme a João Lopez, sbaglia, straface, poi è fortunato l'Acri con il pallone che carambola tra i piedi di Gomon indietro per Corno. Passone lungo verso il numero 11, Rivarolo, messo a terra, brutto fallo di Del Popolo, piede a martello di Del Popolo. Ammonito anche il numero 4 della Mantea, un brutto fallo su João Lopez. Va ad ammonire il giocatore della Mantea, Cipolla, Maurizio Cipolla, sezione arbitrale di Cosenza, così come i due assistenti. Pallone in avanti verso João Lopez, poi non riesce Scaglione a conquistare la palla, commette fallo. Scaglione, viva! Stai attento e fatti bene in casa, che è una sorta di allenatore in campo. Scaglione, vediamo se riesce a sprogliare la matassa. Sì, verso Oka. Il tiro dalla distanza poi del Popolo per Rivarolo. Rivarolo può andare alla conclusione. Trame para comodamente. Il lancio lungo di Drame che finisce in fallo laterale. Ha commesso un errore sul finale di tempo, proprio nell'occasione del gol subito. Drame, forse ingannato anche dal sole, poteva addirittura lasciarla andare fuori il pallone, poi si è avventato invece Longo, che ha realizzato il gol del pareggio. Trentaquattresimo minuto, quindi 11 minuti al termine, almeno altri 3 di recupero. Fino a questo momento l'Acri ha effettuato 4 sostituzioni, una invece la Mantea, quindi sarebbero almeno 3 minuti di recupero. Vedremo poi quello che il direttore di gara deciderà. Al momento il cronometro segna il 35esimo. Sul secondo tempo nettamente appannaggio della Mantea, che ha creato molta apprensione alla retroguardia rossonera, così come in questo momento non riesce ad uscire l'Acri, poi ci prova con Scaglione, ma è nuovamente la Mantea, questa volta sulla destra, il giocatore contrastato da Rose, fallo di Rose, va a ricevere un cartellino giallo anche Rose. 35esimo. Fallo a battere tu! Sta rischiando. Viva! Batta un porta dritto, cazzo! Sta rischiando tantissimo.
Riva! Chiama Rivarol! Chiama Rivarol! Mister Curcio che sta dicendo addirittura a Rivarolo di battere direttamente in porta. Gallo! Gallo! Riva! 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 Il traversone di Rivarolo, poi arriva di testa addirittura João Lopes, ulteriore calcio d'angolo per la Mantea. I giocatori della Mantea che chiedono, anzi il panchina della Mantea che chiede di tirare in porta. Di testa Benincasa, poi ancora l'azione d'attacco della Mantea, ci sono in due a terra. C'è sicuramente Oca a terra, c'è un altro giocatore della Mantea, vediamo. Gioco fermo, il cronometro segna il 37esimo nel corso del secondo tempo, 1-1 il risultato. Vediamo quello che sta accadendo sugli altri campi. A Sant'Agata d'Esaro il Cassano vince 2-1, San Filicutro 0-0, Belvedere Rossanese 2-0, sul campo della Caccurese Praia Tortoli in vantaggio per 3-1 sulla Caccurese, 1-1 tra Mantea Acri, Garibaldina Promo Sport 2-0, Juvenile Rogliano 1-1. Questo per quanto riguarda il campionato di promozione in questa seconda giornata. Gallo! Il pallone per Benincasa, Benincasa che poi va a restituire il pallone alla Mantea. A corno, pallone in profondità, il numero 20 contrastato da Scaglione. Poi commettono un errore due giocatori della Mantea, fallo laterale per l'Acri, sta per essere battuto da Straface. Batte in questo momento pallone verso João Lopes. Ancora De Pascale contrastato da Benincasa, poi vediamo l'azione della formazione di casa, il pallone che termina sul fondo, ulteriore calcio d'angolo, il settimo corner per la Mantea, ne ha battuti due invece l'Acri. L'Acri che sta rischiando tantissimo in questo secondo tempo, il cronometro segna il 39esimo minuto qui a San Lucido, il risultato è di 1-1, poi c'è il gol della Mantea. Il gol della Mantea con Poltero, se non sbaglio, ha messo dentro il pallone di testa. Acri che passa in svantaggio. Sì, è stato Poltero l'autore del gol. Si riparte con l'Agri in svantaggio, 2-1
al 40esimo nel corso del secondo tempo. Amantea che attaccava in tutta la seconda frazione di gioco, è giusto questo gol dei padroni di casa. Intanto c'è un giocatore dell'Amantea che è rimasto a terra. Oh. 2-1 dell'Amantea qui a San Lucido. Tanto c'è un cambio. C'è un cambio per l'Amantea mentre Lacrio soffrisce di un calcio d'angolo. Il numero 15, vediamo il giocatore che sta lasciando il terreno di gioco, il traversone, poi un fallo sul portiere. Il cronometro scorre verso il 90esimo con l'Amantea che sta vincendo per 2-1, pochi istanti fa il gol al 40esimo, il gol del numero 5 Poltero. Poi Germano le prova tutte, in quattro in attacco per Lacri, Okoye sulla sinistra, centrali sono Oca e Joao Lopez, e sulla destra il numero 18 Scaglione. Il cronometro segna il 43 e 40 secondi, quindi tutto per tutto prova Lacri, ma il pallone è troppo sul portiere. Corno che fa suo il pallone, fa ripartire l'Amantea, Rivarolo il pallone per il numero 11. Rimessa laterale battuta in questo momento dall'Amantea mentre il cronometro segna il 44esimo nel corso della ripresa, quindi manca un minuto. Fallo laterale che sta per essere battuto. Dall'Acri batte straface verso Oca, non c'è però nessuno sulla seconda palla. Cavatorti che lotta, subisce un fallo, il numero 20 dell'Acri si abbraccia poi con Nino del Popolo. Rose entrata nel secondo tempo sulla sinistra, il pallone verso Okoye, non ha capito però le intenzioni del compagno di squadra, il senegalese, poi sbaglia nuovamente Gomon, serve direttamente del Popolo, Gomon che poi va a commettere fallo, tocca il pallone con le mani. Intanto 4 sono i minuti di recupero mentre c'è un ulteriore cambio. Aspetta, aspetta.
sostituzione. Arbitro, bloccalo il tempo. Oh, bloccalo il tempo. Aspetta, Nino. Nino, alla prova. Rientra il cambio perché c'è qualche dubbio sul giocatore che dovrà lasciare il terreno di gioco. Era stato inizialmente richiamato il numero 7 De Pascale, stava per entrare il numero 13, poi c'è il tiro di Alessandro Amendola. Dato 4 minuti di recupero, quindi si andrà avanti fino al 49esimo. Ti sta pigliando per il culo dal primo minuto. Non si permette più. Poi c'è l'arbitro che va ad ammonire corno. Da quest'anno anche la possibilità. Di ammonire anche gli allenatori, mentre la sostituzione entra, esce De Pascale, entra con il numero 13 Piluso. 4 minuti di recupero, si riparte con un rinvio dal fondo battuto in questo momento. Drame che però sbaglia. Drame quest'oggi in giornata negativa. Poi si erano persi i palloni. Sono 4 minuti di recupero, si sono persi però già 2. Cambio palla perché c'è un controfallo, quindi pallone per Lacri. Cavatorti che va a servire Rose, troppo forte però il pallone per Rose, il numero 14 lo tiene in campo, poi lunga verso Okoye, lamenta un fallo con le mani di Okoye, poi pallone in area di rigore, il tiro Drame che in questo caso controlla, fa ripartire subito i suoi, pallone verso Joao Lopez, poi palla per Oca, scaglione, mette il piede, non riesce però a controllare, non è calcio d'angolo. La panchina dell'Agri che lamenta per le perdite di tempo, mancano 30 secondi al nostro cronometro. Sicuramente l'arbitro farà recuperare almeno un minuto, un ulteriore minuto, potrebbe arrivare fino al 50esimo. La Mantea vince per 2-1, poi resta a terra Manfredi, il pallone verso Oca che può anche servire scaglione, in questo momento lo fa, calcio d'angolo, corner per Lacri. Potrebbe essere l'ultima occasione questa per i rossoneri. Calcio d'angolo che arriva al 49esimo. Molto nervosismo ovviamente in area di rigore, potrebbe essere l'ultima occasione questa. Il traversone dell'Acri, poi il pallone, altro calcio d'angolo, vediamo. No. Non è calcio d'angolo. Cinquantesimo in questo istante. E finisce qui, la Mantea vince per 2-1 contro l'Acri.
Una partita che ha visto l'Acri giocare bene nei primi 20 minuti nel corso del primo tempo, poi era passata in vantaggio al sedicesimo con Joao Lopez, il pareggio proprio nei minuti di recupero del primo tempo di Longo, e a 5 minuti dal termine dell'incontro il gol di Poltero per un 2-1 finale. L'Acri che va comunque a raccogliere gli applausi, anzi il saluto dei tifosi giunti qui a San Lucido. Sfidando il caldo della cittadina tirrenica. Stesso discorso invece per i giocatori della Mantea. Finisce qui quindi con un 2-1 a favore della formazione locale. Questa partita valevole per la seconda giornata del campionato di promozione. Giocatori della Mantea che hanno vinto per 2-1, una vittoria tutto sommato meritata anche per quello che si è visto nel corso del secondo tempo, con l'Acri che ha ancora da rivedere i meccanismi difensivi, la formazione allenata da mister Germano. Finisce qui, da parte di Francesco Spina è tutto, io ovviamente ringrazio Pino e Rosario Savaglia che mi hanno supportato tecnicamente quest'oggi, gli amici di Sportcom per la web TV ufficiale del FC Calcio Acri. È tutto, io vi saluto, come detto ci ritroveremo settimana prossima per la sfida tra l'Acri e la formazione della Caccuresa. Momento giusto, momento giusto.